Lambrenedetto Germania, ragazzi, adesso vi porto in una zona periferica di una cittadina di 80.000 abitanti, ok? E poi torniamo qua che vi spiego tutto. Ma siamo in periferia, guarda, non c'è una scritta, in periferia, guarda, città di 80.000 abitanti. La periferia di una città di 80.000. Guarda, guarda qua, case popolari in periferia, ok? Vedete? Non c'è una scritta. Zona periferica, guarda. Guarda. Qui sono in periferia, Guarda. Vedi? Guarda. La zona periferica questa. Non c'è una scritta. Allora, ragazzi, quello che vi voglio dire un attimino qui del discorso della Germania, ok? Che non è il paradiso in terra. Ma per quanto riguarda il discorso della situazione, diciamo, di decoro urbano, purtroppo, ragazzi, sono mille volte avanti a noi. Io sto notando, e dico purtroppo sto notando, che da noi, al di là, diciamo, delle città che ormai sono completamente martellate di scritte sui muri, che questa situazione purtroppo si sta espandendo anche da noi. Okay. Io giro qua in una città di 80.000 abitanti che può essere paragonabile a Como, ma quasi a Monza, e vi posso garantire che di scritte sui muri le posso contare sulla punta delle dita. Non è più la Germania di una volta. Anche a livello di pulizia, anche qui ci sono delle situazioni anche qui difficili, che sono abbastanza circoscritte. Però se devo fare un raffronto ampio, molto ampio, a 365 gradi, non c'è niente da fare. Qui ci sono strade migliori, c'è più un decoro urbano. Qui stanno raccogliendo, vedi, c'è raccolito la spazzatura. Le scritte sono comunque poche in giro, specie nelle zone periferiche. Cioè, anche se vado a Mannheim, che è una città bella grossa, ci sono, ma non è come da noi. Cioè, oggi sta roba qui, anche io vedo anche grossi centri appena in provincia di Milano, sono stato a Monza, Sesto, Vimercate, anche lì è pieno di scritte ovunque. E c'è questa roba di deturpare, diciamo, le case, il territorio. A me dispiace dirlo, ragazzi, mi dispiace dirlo. Poi mi dite, no, ma l'Ambre ce l'hai con l'Italia. No, ragazzi, no. Io amo il mio paese, mi piacerebbe vederlo come qua. Però vi posso garantire che qui, a livello di questa situazione, è tenuto molto meglio. Cioè, è semplice la roba, non è che c'è tanto da stare qui cioè io posso girare ovunque, adesso non c'ho voglia di fare chilometri a piedi, però vi posso garantire che le scritte sono minimo, cioè qui è un parcheggio pubblico, guardate, poi ci sono, per l'amore di Dio, cioè io vi faccio vedere tutto, qualcosa c'è, non è che non c'è, Ragazzi, adesso vi faccio vedere. Per esempio qui c'è, vedete? Qui il Piteco ha scritto. Qui c'è una scritta, Krez. Una. Però giro di là. Cioè, guardate il muro. Queste sono case popolari, case normali. Cioè, guardate il muro qui. Guardati. Da noi, in una situazione, una città di 80.000 abitanti, un muro così bianco non sarebbe... Sarebbe rimasto così lindo? Sarebbe rimasto lindo? Garage. Da noi ormai nelle città tutti i garage vengono pittati. Toh, guardati qua, queste sono case popolari, non sono palazzi, non stiamo parlando di zone d'elite, case popolari, toh. Cioè, basta. Poi ripeto, se andare al parcheggio, cioè anche qui ci sono, anche qui c'è il Piteco, cioè, che fa, che è sempre lo stesso che ha scritto là, toh, guarda qui. Ma è molto più pulito, molto più tenuto. Cioè, guarda qui, viene tutto raccolto. È molto più avanti. Ho fatto le scritte che vi ho fatto vedere prima.
cioè il dramma nostro che ci abbiamo oggi, veramente, di questa situazione delle tag in giro, del decoro, cioè lì c'è il parchetto dei giochi bello ben tenuto, cioè, qui c'è la casa, non c'è la scritta, ragazzi, è così. Poi fuori dal parcheggio, entrata lì, non c'è la scritta, sì, lì l'hanno fatta, ok, ma stiamo parlando di una cosa minima, minima. Piacerebbe che anche da noi fosse così.